Oggi abbiamo accolto con piacere l'iniziativa della Wilca che ha deciso di mettere in campo questa procedura che riguarda la lotta contro la chiusura degli sportelli e dell'abbandono dei piccoli territori. Al loro fianco stiamo dando anche indicazioni di un'analisi più precisa, nel senso che i territori non vanno abbandonati, si perde la coesione, i cittadini hanno bisogno di avere le persone con cui parlare. Il bancomat non ha parole, non parla, è uno strumento morto che non dà nessuna soddisfazione e non è certo questo il percorso che si vuol fare in un paese dove tutto va verso l'alto, cioè le regionalizzazioni e tutti i processi che accentrano poteri verso l'alto secondo noi non sono molto democratici, vanno rivisti, va rivisto anche un modello di società. Non parliamo poi del fatto che comunque questo crea disoccupazione. Quando si licenzia non va mai bene, che si perde economia, i cittadini hanno meno reddito e tutto quanto diventa più complicato anche per un'intera economia. È fondamentale per la crescita di un'economia avere una condizione psicologica dei cittadini ottimale, dove si sentono ben governati. Allora un cittadino spende, investe, fa un debito perché sa che lo potrà pagare. Ma se vive una condizione nella quale arriva a un certo punto in cui fa un investimento e perde il posto di lavoro, sicuramente questa non è la cosa che noi vogliamo. La UIL lotta da tempo come sindacato dei cittadini a fianco alla Wilca e a tutte le altre categorie per invertire un sistema, una mentalità governativa che non può andare avanti così perché è decisamente fallimentare. E quindi oggi siamo qui a Villa Santina anche con i sindaci, con tutti i rappresentanti della comunità per dire chiusura filiali no grazie, non abbiamo, anzi abbiamo apertura filiali sì grazie.